Ben ritrovati amici di Okay Watch Italia. Cavolo, non vedevo l'ora di fare questo video per voi. Scusate la canottiera, ma si muore di caldo, anzi sta piovendo, però vabbè, si muore comunque di caldo. Stavo dicendo, non vedevo l'ora di fare questo video perché finalmente si muovono le acque. Si muovono le acque, ma non per Okay Watch 4 in Italia, ma era invece per il nuovo capitolo che uscirà il 13 di agosto. Fino a qualche ora fa non si sapeva niente, era sempre previsto per il 13, ma non c'erano novità, non c'erano niente, non potevi neanche cliccarci sul sito dell'eShop giapponese. Tramite Switch non lo vedevi neanche in uscita, e invece adesso, cacchio, sì, lo possiamo acquistare, 4200 yen, e si può giocare a una demo, a una beta, non so che cavolo è, anzi sicuramente è una demo, perché ormai la beta, che cacchio fai? E adesso vi faccio vedere come si fa. Prima di tutto, ragazzi, lasciamo un bel like, facciamo un bel follow se non l'abbiamo già fatto. E in descrizione ci sono tutti i link utili, quindi il gruppo Telegram, Facebook, Instagram, sito internet, chi più ne ha più ne metta. E vabbè, dai, oh, ragazzi, intanto lo stavo già scaricando. Andiamo su Twitch. Allora, prima di tutto, ovviamente il gioco è in giapponese e il metodo per scaricarlo è semplice, veramente, 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 veramente semplice. Dovete fare un nuovo account giapponese. Se non sapete come si fa, vi recuperate il video che ho fatto quando è uscita la Switch, perché il metodo non è cambiato, ma è davvero, davvero semplice. Probabilmente lo metterò che esce, che poppa qua sopra. E poi è davvero semplice, perché dovete, tramite il vostro account, dovete andare su Nintendo eShop. Vedete, in background io lo stavo scaricando già. Andate sul vostro account giapponese, adesso vi faccio vedere velocemente come si fa. Andate sulla terz'ultima scritta, quella sopra Nintendo Switch Online, eccolo lì. Con calma, è molto lento perché sto scaricando. E scrollate fino in fondo, anzi, no, non è fino in fondo, è già salito! Mamma mia, è già salito! Guardatelo lì, guardatelo lì. Ci cliccate sopra, si apre la schermata. Vi dice 4800 yen, ho sbagliato di poco. 4800 yen, e il tasto che c'è sotto, questo qua, lo cliccate e ve lo fa scaricare, ve lo mette in home. È davvero semplicissimo. Se poi lo volete acquistare, sempre nel video che vi dicevo prima, vi spiego anche come mettere i 4800 yen. Comunque le modalità sono sempre le stesse. Tramite conto PayPal giapponese o carta di credito giapponese, che credo che voi non l'abbiate, tramite il codice fisico da riscattare, e anche quello non so se ce l'avete, oppure vi fate lo sbattimento, andate su PlayAsia e risparmiate pochissimo, perché ovviamente loro ci devono guadagnare, e vi comprate i vostri codici, li riscattate e avete il credito sullo store. Io probabilmente farò così a sto giro. Mi ricordavo che aveva un'altra versione da 6200 yen. Comunque, bene o male, 6200 yen dovrebbero essere tipo 58 euro, 59 euro, una roba del genere. Quindi 4800 dovrebbero essere 45 euro, una cosa del genere, sto andando a memoria. E beh, ragazzi, ci vediamo su questo canale per giocarci. Devo essere sincero, non mi fa impazzire al momento, da quello che ho visto dalle immagini, dai video, e secondo me sarà molto difficile per un non giapponese o qualcuno che non conosce la lingua giocarci. Lo vedo molto molto complicato. Quindi io probabilmente sarò in live qua su YouTube e non su Twitch, o magari su Twitch, comunque il link lo trovate in descrizione. E direi che questo video è stato breve, intenso. E mi raccomando, pollicione su, perché io vado a provarlo appena finisce di scaricarlo, lo provo, o magari faccio un altro video, lo provo con voi, vediamo. Va bene, ragazzi, alla prossima, che sarà a presto. Ciao ciao.